Oggi 26 settembre, presso la Camera Penale di Napoli, viene inaugurato il corso gratuito relativo alle tecniche di redazione del parere penale e dell'atto penale, utile ai fini dell'esame di abilitazione forense. Il corso si terrà ogni giovedì dal 26 settembre al 3 dicembre presso la sede della Camera Penale di Napoli al nuovo Palazzo di Giustizia. All'iniziativa ha preso parte anche il pubblico ministero Harry John Woodcock, noto per le sue inchieste sulle tangenti Inail e su Vallettopoli, che ha spiegato come all'interno di un'aula siano ben distinti i ruoli di avvocato e di giudice, ma che entrambi devono poi mirare ad un unico obiettivo attraverso una sana convivenza. Abbiamo voluto garantire un'offerta didattica gratuita ai praticanti avvocati che devono sostenere l'esame di avvocato a dicembre. Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità di autorevoli magistrati, avvocati e docenti universitari che hanno messo la loro professionalità a servizio dei praticanti. Per affrontare l'esame di abilitazione forense, quanto conta il percorso universitario? Tantissimo. Ed è il caso che l'università ne prenda coscienza, come mettendosi in discussione e continuando a fare formazione. Devo dire che la nostra facoltà ha dimostrato ancora una volta di accompagnare i nostri studenti passo dopo passo, perché sono diversi i corsi anche post laurea a titolo gratuito che la facoltà di giurisprudenza ha attivato. E questo rientra in un percorso proprio tipico della politica universitaria moderna, quella che difficilmente si riesce ad accettare, la scienza al servizio della collettività. Dà fastidio, ma noi siamo tenaci e perseveremo lungo questo cammino. Bene. E come bisogna studiare quindi per affrontare nel miglior modo possibile questo esame? Abbiamo prima, insieme agli altri ragazzi, usato questo binomio, teoria e pratica. Lo studio e anche la formazione universitaria, il bagaglio culturale che i ragazzi poi in qualche modo si portano dall'università è fondamentale, ma il confronto con l'esterno, il confronto anche con le aule giudiziarie, la possibilità di sperimentare nell'attività concreta quello che è l'insegnamento universitario è fondamentale. Fondamentale è quindi mettere insieme tutto quello che si è imparato con quello che poi è il quotidiano e la vita quotidiana negli uffici giudiziari. Presidente, cosa pensa di questa iniziativa? Credo che sia un'iniziativa peraltro anche patrocinata dalla Camera Penale, quindi non posso che pensarne benissimo. Credo che uno spazio di preparazione all'esame, anche alla luce dei nuovi parametri, che come lei sa, come tu sai, hanno abolito i codici commentati e quindi ci sarà la possibilità, secondo me sarà un'opportunità per chi è preparato, paradossalmente, apparentemente, perché prima, voglio dire, la possibilità di fare compiti uniformi presi da quelle decisioni giurisprudenziali che venivano riportate impediva anche una facile correzione, perché erano compiti, migliaia di compiti quasi tutti uguali. Oggi invece, senza i codici commentati, a mio parere, per la persona, per il candidato preparato, chiaramente le commissioni dovranno tener conto quindi anche del fatto che non ci sono i codici commentati. Secondo me un giovane preparato, colto, riuscirà più facilmente a evitare la lotteria e quindi, se davvero ha una preparazione sufficiente, io credo, questo almeno è il mio augurio, che ci sia una selezione più giusta per l'immediato futuro.